Oggi io adoro che Chloé in faccia, perché sapete che l'omelette è una cosa complicata. Vero che te la insegnano subito la prima subito, cosa che... Subito, la cottura delle uova è la cosa più difficile. Allora, oggi facciamo un'omelette faraonica. Faraonica. Cioè c'è dentro tre omelette diverse. Dai, dai. Allora, cominciamo. Allora, intanto imparate la tecnica per fare l'omelette. Esatto. Allora, per prima cosa la base delle omelette: formaggio, uova, sale, pepe, burro. Noi abbiamo già sbollentato le carote e le punte di asparagi che ci serviranno dopo. Allora, nel frattempo andiamo a scaldare bene le padelle. In una padella, se mi puoi passare per favore l'olio. Certo. Grazie. Andiamo a stufare leggermente gli spinaci. Sono tre padelle perché sono tre omelette, diverse, giusto? Con tre formaggi diversi. Ok. Allora, nella prima padella andiamo a stufare leggermente gli spinaci che ci serviranno per l'omelette con le carote e il roquefort. E intanto che si stufano, andiamo a preparare la base per un omelette. Quindi prendiamo le uova. Le uova. Prendiamo il sale, andiamo a mettere dentro un po' di sale e le andiamo a sbattere con la frusta. Attenzione, le uova per l'omelette non vanno montate, devono solamente essere sbattute. Vedete, appena appena. E qui ci siamo. Non state lì a lavorare no, per assolutamente, un'ora. Perché dopo si gonfiano, non va bene. Quando la padella è calda, andiamo a mettere all'interno una bella noce di burro. Allora, tu sei d'accordo che l'omelette si fa col burro e non con l'olio? Beh, con me sfondi una porta aperta. Certo. No, assolutamente perché secondo burro. Me l'uovo richiede... Io quando faccio le uova è uno delle... Insomma, io uso il burro, sempre. Anch'io, io lo adoro. Non esiste l'uovo con l'olio. No, assolutamente. Cioè, l'olio lo metto in 200 altre mila cose, ma non nell'omelette. Ah, no, no. Allora, guardo le veline in questo caso. Ma una volta che... Dai, Allora, una volta che il burro sfrigola, ed è fondamentale, ricordatevi che se la padella non è calda bene, le uova si attaccano, anche se utilizzate una padella antiaderente. Andiamo a mettere all'interno le uova. Sfrigola. E la cosa fondamentale a questo punto è andare a emulsionare le uova con il burro, facendo questo movimento. Così? In questo modo, perché le omelette, lì gli possiamo dare una giratina, le omelette si devono rompere, vedi, in questo modo. Esatto. E andiamo a creare una crema di uova. Vedi che bello, ecco anche quando le facciamo scramble. Esatto, diciamo per le scramble la tecnica è un po' diversa, perché andiamo ad aggiungere dentro una parte di grasso per mantenerle cremose. Quando vediamo, vedi, che la parte della base si inizia ad attaccare, così, e le uova sono quasi cotte, le lasciamo stare un attimino. E adesso andiamo ad aggiungere gli elementi per condirle. Esatto, cioè? Quindi, in questo caso andiamo ad aggiungere il roquefort, il formaggio, quindi le punte di asparagi e il formaggio brie. Ah, questo caso il brie, esatto. Lo andiamo ad aggiungere in questo modo. Questo qui mi piace tanto, il brie. Anche a me, io l'adoro. Poi dopo, con l'aiuto della spatola, la iniziamo a staccare. E utilizzando le piastre ad induzione, la tecnica è un po' diversa, perché nelle piastre con il fuoco sotto andiamo a inclinare la padella, gli diamo due botte e l'omelette si reclina. Qui invece dobbiamo rimanere a contatto, perché sennò non riusciamo a scaldarla. È più difficile con l'induzione. Esatto, sì. Quindi le portiamo sul fondo e andiamo ad arricciare la punta in questo modo, così si chiudono, vedi? E andiamo a formare la mezzaluna. Con le padelle invece con la fiamma incliniamo la padella, diamo due botte sul manico e la padella va sul fondo. Invece staccando la padella dopo non produce più l'induzione. E questa la lasciamo andare piano piano. Nel frattempo togliamo lo spinacino, lo mettiamo dentro il bicchierone del frullatore ad immersione e andiamo ad aggiungere le uova e le frulliamo leggermente con... il frullatore ad immersione, così perché la frittata la diventerà omelette. Verde, così abbiamo la frittata verde a base di spinaci con il roquefort e le carotine. Metto già del burro all'interno della padella, così intanto si fonde. Metto già del burro all'interno della padella, così intanto si fonde. Aggiungiamo anche un po' di sale, gli diamo un'altra frullatina veloce veloce. La prima omelette è pronta, la andiamo a mettere direttamente sul piatto.
quando sformiamo l'omelette, il segreto è farla così. È inclinarla, tac, vedete? E diventa mezzaluna. È così, a mezzaluna, perché con l'induzione viene in questa esatto, maniera. Esatto, e l'appoggiamo qua di lato. Okay. Mi raccomando, l'omelette deve rimanere, si dice, bavosa all'interno. Sì, vuol perché dire se si secca è orrenda. Cremosa. Andiamo ad aggiungere adesso le seconde uova. Che sono quelle uova con gli spinaci. Con gli spinaci, così okay. La facciamo verde. E anche qui andiamo ad emulsionare. E quindi metto il roquefort. Mettiamo il roquefort tagliato a pezzettini con le carotine. L'ortolana. Come vedete, le omelette è una ricetta proprio la semplicità. Io mi ricordo... però... quando semplice. Ero piccolo, omelette con il panino. Mi piacevano da morire. Era la merenda più buona o il pranzo più buono. Però nell'omelette ci vuole sempre un po' di formaggio, no? Sempre. Sì, non puoi farla liscia. No, cioè, no, è triste l'omelette senza il formaggio. Cioè, un po' di formaggio ci vuole. O se no, comunque, almeno per chi non potesse mangiare il formaggio, come ad esempio la nostra Evelina, mettere un po' di verdura, mettere comunque qualcosa. Oppure un salume grasso. Ah, esatto. Che col calore un po' di si toglie il grasso. Sì, è proprio l'Evelina a mettere salume grasso, certo. Allora, aspettiamo che si formi, vedi, ha fatto un po' di schiuma perché, esatto, perché abbiamo montato frullata. Col frullatore, ma questa adesso va via. Iniziamo a mettere le carote. La grande differenza fra omelette e frittata sta proprio nella tecnica di cottura, perché l'omelette si deve rompere durante la cottura con l'aiuto della spatola. Prendiamo un coltellino, grazie, andiamo ad aggiungere il roquefort. E dopo si fa compattare e si gira su allora, se stessa. Allora, se non avete il roquefort, che è il tipico formaggio francese un po' arborinato, va bene anche un gorgonzola, sì. Cioè noi abbiamo usato questo per cambiare un po'. Assolutamente. Però quello che... infatti poi abbiamo anche la fontina, non avete il brie, usate il taleggio, cioè, sì. Capito? Poi i formaggi che vi piacciono, è inutile e che... E anche un po' svuota frigo. E anche un po' svuota frigo, è fantastica. Poi adesso che di uova, insomma, già con la Pasqua, l'uova hanno... sono state un po'... le protagoniste in sì. tutti i sensi e... poi oltretutto l'omelette è fantastica anche per i picnic adesso che comunque c'è bella esatto. stagione che si va in giro, è veramente bellissimo. Comunque ti dicevo, la differenza fra frittato e omelette è che l'omelette dopo la rigiri e quindi dentro rimane cremosa, la frittata si cuoce solo da un lato non e si gira a fuoco spento esatto, perché sennò sa di zolfo dopo e non è buona. In questa padella nel frattempo invece vado ad aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e andiamo a stufare dentro rapidamente il cipollotto. Il cipollotto non deve essere stracotto, ma deve solamente diventare leggermente morbido. Guarda, prendo un altro coltello, ecco qua. Perché l'omelette col cipollotto è ecco, veramente secondo la secondo me l'omelette, esatto, l'omelette col cipollotto è la cosa più buona che c'è, diciamo sì. la verità. Per se ti piace l'omelette col molto, cipollotto. Molto, se poi c'è un panino di quelli che ha fatto Fulvio, belli caldi da metterci dentro. quello non è mica male, abbiamo detto che il panino con l'omelette è un grande classico, era un grande classico. Adesso se mia figlia gli dice ti do il panino con l'omelette, ti guarda strana. Ma una volta anche quando si andava a scuola a me davano sempre esatto, il panino con la frittata. O con l'omelette. Allora a questo questa punto è pronta, anche la poi... seconda è pronta, la mettiamo accanto. Esatto. Quindi utilizzeremo sempre la stessa tecnica per girarla. La avviciniamo così, e la ribaltiamo. E ne manca una. Ne vedete manca che una, questo piatto è perfetto che è questa per qua. L'omelette. Poi a me piace anche mangiarla con un po' di aceto sopra. Un goccino di aceto. Sopra l'omelette, ecco, vedi? Anche la frittata. E qui aspetta che giriamo il nostro sì. tagliere e abbiamo allora, la fondina. Aggiungo un altro pezzettino di burro all'interno nel cipollotto, okay. così cuocerà direttamente l'uovo all'interno del cipollotto e aggiungeremo poi la fontina. Nel frattempo io sbatto le uova. Poco, ricordate. Poco. Non devono montare, dobbiamo solamente romperle. Le sali qui? Sì, assolutamente. Allora, saliamo in questo modo. Aggiungiamo adesso le uova all'interno e adesso le andiamo ad emulsionare come abbiamo fatto prima. In questo modo. Come vedi è tutto molto 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 rapido. Vuoi che ti tagli intanto la fontina? Sì, grazie. Che sono qui a fare niente. Ecco. Ecco qua. Noi naturalmente ne abbiamo già preparate anche. Beh, ma queste qua sono bellissime, che sono più belle le nostre. Cioè, sono più calde, dai, almeno sì. le usiamo. Sì, e sono anche buonissime. È buona anche fredda l'omelette, quindi questo qui è proprio sì, il piatto della...
della semplicità in persona. Parlavamo di semplicità, una cosa che ci fa, ad esempio, a me piace tanto, è uno spaghetto al pomodoro. Quanta sì. gioia ti dà uno spaghetto al pomodoro che tutti noi facciamo a casa ma tranquillamente? Sì. È proprio bello. Ma infatti nelle cose semplici che ci sono poi dopo le cose più belle che ti scaldano l'anima, il esatto. cuore. E io le adoro proprio. Adesso guarda, aspettiamo un attimo che si rapprenda, esatto. nel frattempo guarda, prendo... Guarda quante ne abbiamo fatte. Guarda, perché dovevano essere faraoniche. Esatto, faraoniche, quindi ne abbiamo fatte. Facciamo la pila. Quando ne facciamo quante ne abbiamo voglia. Ecco qui. E poi dopo metteremo... Noi ci siamo limitate a tre, ma poi uno può farlo anche col prosciutto cotto. Uno... Qual è la tua preferita, Chloe? Prosciutto cotto e brie. È la mia preferita. Anche la mia, mi piace molto perché il prosciutto cotto è tanta roba. E oggi abbiamo voluto fare una cosa un pochino più light, quindi... Allora, mettiamo l'ultima, dai, sì. per fare il nostro piatto faraonico. Guarda, aspetta un attimo. Aspettiamo un attimo. Che sennò sì, è troppo morbida. Però è meravigliosa, vedete, perché deve essere bavosa, ma non troppo bavosa, eh. Questa è una bella tecnica con l'induzione, quindi non di po... Ma chi arriva qui? Vieni, dai che segniamo la frittata, vieni. Buongiorno, che spettacolo. Ti piacciono le omelette? Voglia. Hai voglia. Tu come, qual è la tua preferita? Ma guarda, a me piace quella verde, ma anche il cipollotto non mi dispiace. Anche il cipollotto non ti dispiace, va bene. Qui tutta festa, omelette di Chloe Facchino.